Quali sono le misure per promuovere gli investimenti delle imprese? Allora, il governo sta mettendo in campo una serie di strumenti molto interessanti a favore delle imprese, siano esse PMI, siano start-up, siano anche mid e grandi imprese. Uno dei principali strumenti è sicuramente il credito di imposta ricerca e sviluppo, che è stato firmato dal ministro Guidi la settimana scorsa, il decreto attuativo, e nelle prossime settimane verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventerà operativo. Altri interessanti strumenti a favore degli investimenti in genere sono sicuramente tutto quello che riguarda gli incentivi e gli strumenti, i beni strumentali, la nuova Sabatini, che sta andando molto bene e che nella presentazione che farò in questo momento spiegherò tutti quanti i dati che sono molto favorevoli e che stanno interessando molti imprenditori italiani. Altri incentivi a favore delle imprese di grande interesse, che però non sono ancora, per i quali ancora non abbiamo delle evidenze empiriche, sono la Guidi Padoan, che sono degli incentivi anch'essi per i beni strumentali che interessano molto il sistema imprenditoriale, perché noi abbiamo il polso delle associazioni imprenditoriali che sono molto interessate a questo tipo di strumenti. Comunque tutta quanta l'opera del governo degli ultimi anni sta andando incontro a quello che è l'attività di innovazione, di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese, perché il gap che il sistema imprenditoriale italiano ha nei confronti dei principali competitors europei è molto elevato e quindi bisogna ridurre in breve tempo questo gap.